Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo Io Ste Cazzi Zanzaro. Comunque oggi siamo con il nostro Lollo Gamer aka Lollo Fiore. Allora, abbiamo questi capannoni qui e quella villa gigante lì. Non rende, ma è bella lunga, è bella giga grande. Però il cancello è chiuso da un altro cancello. Ma cazzo, prova a slacciarlo. Se lo slacciamo, ce la facciamo entrare. Vedete? Dai. C'è un laccio, ragazzi. Se slacciamo il laccio, siamo. Stiamo entrando. Posso abbandonare. Siamo dentro. C'è il cancello, ragazzi. È gigante sto posto, ragazzi. È micidiale. Allora, adesso noi andiamo da qua. Saliamo tutto dritto così. Tutto dritto qua, che là l'erba è più bassa, se vedi. Verso sinistra. Yeah, non potrei capire che i pantaloncini corti è un'agonia. Cioè, te con i sandali è ancora peggio. Ma raga, fa malissimo, lo giuro, fa un cos'è sto coso? Una pompa? Un tubo, raga. Cica tubo, raga. Quello è rotto. Raga, sì, figatissimo. Piano gli uccelli. Allora, sbagliato perché la situazione non è privata, a parere mio. Allora siamo proprio su strada, raga. C'è un gatto. Una volpe, no, una volpe. Ci siamo, raga. Però la cosa che l'erba è bassa, non si sospettisce. Tutto vuoto. Tutto vuoto, raga. Allora stiamo chill. C'ho le gambe bucate proprio. Piano, raga. La stalla, raga. Dai, raga, ci vedono le macchine. Raga, siamo arrivati. Allora, la casa è più giù. Andiamo dietro. Una cartuccia. Se si sono venuti a caccia. Oh, c'è qualcosa qui sotto. Che cazzo è? Un canale. Raga, un canale. Cioè, questi c'hanno un canale sotto casa. Ecco, lì c'è la casa. Questa è la parte. Se ci mettiamo tipo in container con i camion. Vedi qua, allora. Guarda, andiamo a esplorare lì. Questa secondo me è la parte quella interessante. La big parte. Raga, c'è un motorino dentro. Un motorino, che biciclette? Un altro motorino. Ma che cazzo? Due motorini. Sentiamo un coso giro. Che puzza di merda. C'è una puzza di merda assurda, perché da tanto tempo siamo abbandonati. Già, qui siamo proprio visto strada. Ma che è sto coso? Tipo qualche cosa che usavano un po' per gli animali. Questa è tipo la porta. Sai che c'è? Che puzza di merda. Usciamo di qua. È vecchissimo sto posto. Sono macchinari vecchissimi, raga. Raga, questa è la casa. È piena di vegetazione. È aperta la porta. Qui c'è il cancello, pieno di rifiuti. Mamma mia, guarda quanto è piena di vegetazione la casa. Speriamo non crolli, perché è messa malissimo. Ha fatto cagare sotto, piccioni bastardi. Ah, qua arriva la mano, tipo la carne. Vicenzuro qua, il nome... Questo qua era tipo il banco. Infatti c'è puzza tipo di animale, sì, di carne. Tipo la passata. Questa è tipo la cassa. E c'è il cassetto della cassa, e guarda che bastardi l'hanno affilato per vedere se ci stava qualche cosa. Guarda che cosa. Perché c'è due piani, se riesce a salire su. Vediamo se per qua, raga, si può entrare. Sì, soprattutto se riusciamo a salire su sarebbe tanta roba. Qua mi sa che c'è l'entrata. Sì, qua c'è l'entrata. Chiusa aperta. No, è aperta? È aperta. È aperto pure qua. Oh, raga, aspetta, allora adesso ce lo sottiamo male. Che scale, raga. Dopo andiamo lì. Devo arrivare tutto il piano sotto. Qua c'è tipo un lavello. Permesso. Chiaro che è gigante sto posto. Guarda che figo il tetto. Là c'è un forno. Raga, mi ero dimenticato che ti hanno portato pure la torcia. Ha reggi la torcia. La salute. Alla salute. Che capelli del c***o. Oh, ho dei capelli davvero di merda. Vedete, li si è appena tornati a tagliare. Lorenzo ha dovuto subito aspettare le ore che si tagliassi i capelli. Allora, ragazzi, ho la torcia. I profilattici. I profilattici. Non si vede, ma ci sono i profilattici. Poi qua c'è Lorenzo. L'hanno spaccato. Un alveare, un giga alveare. Io direi andare nella stanza accanto e poi andiamo sulle scale. Qui c'è una mediatela gigante. Un terreno grosso. Un terreno, penso che prendo tre infarti diversi. La rete, non l'avevo vista. Stavo per incollare la rete. Malissimo. Cosa del Monopoli? No, raga, il vecchio Monopoli. Il Monopoli quello vecchissimo. Vedi? Un cappello. Guarda, è tutto distrutto. Un cappello. Quanto sarà vecchio sto posto? Chiedete nei commenti secondo voi quanto è vecchio sto posto. Non c'è un cazzo. Io pensavo ci fosse qualcosa. Non c'è un cazzo. C'è anche il piano sotto. Lore, ma che cazzo. Sembra tipo che tu metti i lingotti d'oro. Permesso? Poi stanno tipo delle cose, guarda. Ma io mi dissocio. Ma io mi dissocio, ragazzi. Va bene. Adamo Devo, facciamo finta. No, ma mi sa che sono davvero Adamo Devo. Cosa del Monopoli, ragazzi. Quelli là sono sempre cose del Monopoli, quelli. Cosa del Monopoli. Le carte del Monopoli, vedi? Tutti ancora preservativi. I soldi del Monopoli qua. I soldi del Monopoli. Raga, 50.000 lire del Monopoli. Certo. Perché questo qua è il Monopoli quello delle a lire. Raga, noi se facciamo una bella partita al Monopoli, chi ci ammazza la vista che vi dico proprio leva, raga. Con le lire, questo è vecchissimo. Figa. Corso Colombo. Sono gli stessi i nomi però, cioè, i nomi sono gli stessi. Ah, raga, qui vi faccio un attimo vedere, c'è una casetta del Monopoli, qui ci sono le pedine. Le pedine? Le pedine, questa gialla, queste sono tutte pedine. Ci sono gli elastici tipo per tenere in mezzo tutti quanti i soldi, le carte. Niente, qui ci sono i soldi, le carte lì, tutte ammucchiate, là c'è un preservativo, ma quelli sono dettagli. Lì. Ma non toccarla a merda. Mamma mia.
mia. Beh, Adamo e Eva, qua secondo me ci sono messi proprio a scopare. C'è altra roba del Monopoli. Perché si vede che erano dei fan sfegati del Monopoli. Là, che cazzo è? Prodotti chimici industriali. Non so se lo capite. No. Ok, ragazzi, adesso usciamo. Prima del signore. E qua ci siamo già puntati prima, ragazzi. Un altro? Ah, non c'è un piano sotto, no? Quanti cazzo di cappelli? E quella crepa sul muro, qua mi fa un botto paura, raga, quella crepa. Com'è? Raga, ma è stortissimo. Ma dove hai messo il muro? Se sbrigamoci, io. Facciamo al volo e andiamo, ce ne arriviamo. No, Lore, ma qua non si può. Lore, ma no, ma qua non reggerà mai. Qua non regge, secondo me. Secondo me qua non regge. Ma sprofondiamo. Siamo al volo, ma sbrigamoci. Qua è messa malissimo. Guardate, guardate le piante. Mamma mia, raga, le piante. È figo, è fighissimo. Chi ve le porta questa esplorazione oltre a Riccardo Tosa e Dodda? No, il telefono. Questa è tipo la pompa di una lavatrice. Gonfiasi tipo le ruote. No, il camino. Il piano. Perché poi non è una pianola, qua, questa è una pianola. Guarda qui, Lore. Lore. Porca troppa, che no? Guardatelo. Guarda qua, questa cosa casca subito. Qui ci arriva il prima possibile da qua, raga. Messa malissimo. La carta da parati. Allora è il gigante. Dice non te fa. Ma vediamo di qua prima. Vieni. Ma c'è un rosario. No, non è un rosario. Ah, non è un rosario. È cosa da tenere? È cosa da tenere? Se il tarzanello da tenere. No, era un pacchetto di sigarette ancora cosa. Però è figo, sai. Ah, vedi? No, ma che ti vuoi con un computer vecchissimo? Apri un po'. Vediamo. Però c'è un calabrese. Giuro, c'è un calabrese. Un calabrese. Dietro. Ma lo so spostato. No, sta là dietro. Mi sa che forse sei andato, non lo so. Spero di sì. Mi pizzica. Pure io sono pure di calabrese. Mi si apre sta cazzo qua? No, non c'è più. Guarda un po'. È uscito dalla finestra. Vieni. Qui c'è un registratore di cassa. È gigante sto posto. Bagno gigante. Oh, che figa la cucina. Chi c'è sta cucina? Bella sta cucina, è bellissima. Complimenti a chi c'era qui a vivere. Cucina davvero figa. Sono dei prodotti vecchissimi, raga. Tutti super vecchi. Ma che figo. Ma che figata. Ci sono ancora i piatti. Ma che sicuro. Ci sono ancora i piatti tutti smerdati, però ci sono i piatti. Che figo, raga. Del caffè. Ah, sì, il bimbotino, quello per metterci il caffè. No, questo qua è un pacco di sale. O di zucchero, tipo. Guarda che cosa è diventato, raga. Cioè, sto qua tipo zucchero che sta qui da magari 50 anni per lì, diciamo. E allora, fa tutti i cavi, perché, cioè, tutti i cavi aperti, perché sono venuti in culo il rame. Mi sento qualcosa? No, no. No, io sentivo che mi sono... Ma che? Ma no, ma raga, ma vi immaginate? Ma che spettacolo! No, questa qua sarà tipo la copertina del video. Ciao no, ragazzi, momento copertina fatto. Comunque posso dire che è figa come esplorazione. C'è un piano ancora più sopra? Ma che c***o mi dici? No, ma è tutta rotta la scala però, raga. Tutta sfondata. Che figo. No, che figo il lampadario così, raga, ma è bellissimo. Ma Lorenzo qui perché la scala è, cioè, si può leggere meglio. Grazie, sandwich. Ma si sta muovendo la scala. Raga, io ve lo dico, state attenti. Quella parte lì si stava spinando. E stava scendendo piano piano, si vedono tutti i pezzetti cadere. E se non te lo dicevo... Se non ti dicevo, ti rompevi pure la schiena. Stai attenti quando fate il collezione dei posti abbandonati, perché così purtroppo non andare. No, lo sai cos'è sto coso? I bambini facevano tipo i megafoni con... Cioè, questo qua è tipo un esperimento fatto da un bambino dell'epoca. Bagno disintegrato. Tutto di sotto, questo era uno specchio, questo è quello che... È il primo specchio sano che vedo nella mia vita, nella mia scrizione. Sì, io nel tubo, no? Tutto distrutto, questo qua è tipo il... Tipo per regolare la temperatura del bagno, perché mi sa che forse c'era tipo qualche termosifone. Vabbè, possiamo andare? Eh sì. Prima tu fammi strada, che faccio il video. Qua c'è anche l'interruttore, ti immagini se tipo va la corrente? No, col cazzo che va la corrente. Ora usciamo. Vediamo l'ultimo posto, quello che non abbiamo visto prima, e poi diciamo le conclusioni finali. E adesso andiamo a vedere lì che cosa c'è. E poi piazza, abbiamo piazza, e basta, abbiamo
Vedi qua. Qua questo qua dobbiamo vedere, quello l'avevamo messo prima. Qua c'è l'erba alta, sì. Che c'è? Qualcosa di figo? E qua, vabbè. Ok. Ci siamo. Aia. Frigo. Oh, un geco. Robe elettriche. Un calapompa, un frigo. Frigo vecchissimo, ragazzi. Questo è un frigo vecchissimo. Raga, c'è questa qua, è tipo una televisione vecchissima. Vedi, c'è il tubo catodico. Ciao. Tipo, penso la prima. Cazzo, è la prima televisione al mondo, qua. No. Possiamo andiamo. Qua c'hanno tutte le cucce. Questo qua è tipo un pollaio. No, guarda. Secondo me questo arriva un pollaio. Perché sta inclinato? Per far cadere le uova. Da un frigo. Forse sì. Ci mettevano le uova. Appena... Ah! Che cazzo? Che è successo? T'hanno punto? E come cazzo esco io? Tutto a posto? E stanno tutte là, raga. Nido di bastarde. Vespe stronze. Eccomi. Sei vivo? Mamma. Bruttissimo, raga. Seguivo. Frate, prima cosa scivo. Go to home. E bye bye a tutti quanti. Fateci sapere se preferite i video esplorazioni, cioè se ci concentriamo più sulle esplorazioni, che è un po' più lungo il da farsi, però fatemelo sapere. Scusate se non sono usciti i video quest'estate, perché io, raga, volevo fare i vlog tutti i giorni, ma lo riprenderò dopo questo video. Vedete i vlog quasi tutti i giorni, cioè tipo 4 giorni alla settimana più o meno. E poi vi spiegherò il perché. Video futuro magari, fatemelo sapere se lo volete. E non io lo so come cosa, quindi fatemelo sapere se lo volete. E niente. Fatta questa piccola premessa, andiamo a vedere il capannone. Lorenzo vi vuole dire una cosa. Anzi, Lorenzo, ragazzi, dici. No, volevo aggiungere pure io una cosa riguardo che sta dicendo Davide nei video, che potrei comunque sto fermo troppo tempo, perché a parte che il motivo uno principale è che mo ho iniziato la scuola, quindi mo devo impegnare anche a settembre ho da fare questione l'esame. A settembre inizio il quinto anno, quindi ci avrò la maturità. Andatevi a vedere quindi, ragazzi, il suo video che vi lascio sul canale in descrizione e scrivete anche da Lollo. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci su Instagram, vi lascio i tag sulla le nostre teste. E andiamo a vedere il primo posto. I campi lì sopra tutta la collina così. Troppo bello, ragazzi. Qui, ragazzi, tipo dove stanno i grano, mi sembra. Io direi di fare un bel dentro al serbatoio. Sotto il culo. Non così, si fa così, guarda, riprendi. Adesso possiamo procedere con l'esplorazione. Vabbè, comunque è tutto distrutto, questo sta per crollare tipo tra un secondo e l'altro, quindi ci andiamo. Niente, conclusione finale, Lorenzo. Questa esplorazione ti è piaciuta? A 1 a 5. 5? Sì. Davvero? Sì. Ma io gli do un 3, non mi è piaciuta moltissimo. Sì. Forse anche 2 e mezzo, faccio 2 e mezzo, 2 e mezzo. L'esplorazione in mezzo, raga, non mi è piaciuta molto. Che era... Ah, forse perché avevo, perché mai... vuota, avevo, forse perché avevo i calzoncini corti. Però era vuota, c'era un cazzo, era tutto distrutto. Era pieno di merda. Stava tutto di merda. È carina la vista, mi è piaciuta, facciamo 3 esplorazioni. Però la best ever, quella là su 5 se ne merita 10, è quella della fabbrica. Quella best esplorazione ever, mi dispiace, ma bella tutto. Niente, ragazzi, quindi da questo posto era tutto, non si vede la casa, ma vabbè, da questo posto era tutto. Questo qua è il posto più figo, era per fare l'auto, quindi lo facciamo qua. È pieno di insetti del c***o. E niente, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video. Vi lasciamo il link di tutti i nostri social in descrizione. Fatemi sapere se volete i prossimi video esplorazioni insieme a Lorenzo e a tutto il team. E niente, grazie di tutto. Cioè, raga, comunque un attimo per vedere le condizioni, questa è la mia scarpa, sono le mie gambe distrutte, non so se si vede, pieno di buchi, tutte, ho le gambe distrutte, raga, cioè le gambe totalmente distrutte. Penso a tipo le cose infilate nei sandali, ma poi, scusami un attimo, tu puoi fare un'esplorazione con i sandali? Vabbè, cioè, che cazzo, aspetta, poi giri, c'è il culo bianco. Questa esplorazione ci ha distrutti.